turista che si trovasse all'ancora sotto gli alti faraglioni di Scopello potrebbe tranquillamente credere di essere arrivato a Capri, ma con una differenza: qui il mare è più limpido e ancora più pulito. Anche qui la storia nasce e si sviluppa attorno a un vaglio. Un vecchio stabilimento per la lavorazione del pesce, poi identificatosi con la tonnara, che calava le sue reti proprio sotto a questi faraglioni. Un paese vero e proprio a Scopello non c'è. Ci sono ancora intatti e protetti da alte muraglie e meravigliosi giardini fioriti. Qui vengono ancora applicati antichi metodi di coltivazione e di raccolta tradizionali, sistemi secolari, quasi del tutto scomparsi, che si ritrovano nei magici e silenziosi piccoli paradisi ecologici. Castellammare appare dall'alto, incastonata nell'omonimo golfo. Fu l'antico porto di Segesta. I cartaginesi fecero di questo emporio uno dei più grandi centri fortificati nel corso delle lotte con la vicina e nemica Selinunte. La dominazione musulmana incrementò il porto e la sua vocazione commerciale. Nel successivo periodo svevo, col rafforzamento delle fortificazioni, la cittadina prese il nome di Castello a Mare e la rocca divenne praticamente inespugnabile. Oggi è sede di uno splendido museo che illustra la storia del sito. Castellammare, grazie al suo patrimonio di grandissimo valore naturalistico, si propone come il più importante polo di attrazione turistica per tutta la costa nord della provincia di Trapani.